Ciao ragazzi e ben ritrovati. Come ricorderete, nell'ultima lezione di storia abbiamo parlato della convocazione degli Stati Generali da parte di Luigi XVI e della nascita dell'Assemblea Nazionale Costituente, che avrebbe dovuto dare alla Francia una nuova Costituzione che le permettesse di superare la fase dell'assolutismo. Gli Stati Generali erano stati convocati nel maggio del 1789, ma nel luglio dello stesso anno a Parigi l'atmosfera era a dir poco rovente. Luigi XVI cedette dunque alle pressioni della corte e della regina e a Versailles arrivarono dei reparti militari. Non fu una scelta felice, infatti si iniziò a temere un complotto aristocratico e in questo clima si costituirono i primi gruppi militari che avrebbero dato origine alla Guardia Nazionale. Il 13 luglio del 1789 venne assaltato il municipio di Parigi. Ai rivoltosi interessavano le armi per potersi organizzare meglio. Il 14 luglio del 1789, divenuta la data emblematica della Rivoluzione francese, ci fu l'assalto alla Bastiglia, una prigione dove erano rinchiusi i prigionieri politici, di fatto oppositori della monarchia. La Bastiglia rappresentava dunque un simbolo dell'assolutismo monarchico. I sans-culottes, detti così perché non indossavano le classiche culotte degli aristocratici, ma i pantaloni lunghi, rimasero però delusi per il fatto che non trovarono all'interno della Bastiglia il quantitativo di armi che si sarebbero aspettati. Nel frattempo nacque la Guardia Nazionale, affidata al generale Lafayette, e anche le campagne iniziarono a ribellarsi, ma in modo piuttosto disordinato, perché prive di un capo politico. Sostanzialmente si scatenò un'ondata di panico collettivo e un clima di aggressività senza precedenti, rivolta soprattutto verso aristocratici e clero. Il 4 agosto del 1789 l'Assemblea Costituente decise l'abolizione delle corvée, prestazioni di lavoro completamente gratuite da parte dei contadini e di altri obblighi feudali. Il problema era che alcuni contadini non potevano pagare il riscatto e liberarsi dagli obblighi feudali. Dunque le rivolte si protrassero per 3 anni, fino all'abolizione totale di questi obblighi. Nel frattempo il territorio nazionale venne diviso in 83 dipartimenti, che rispondevano tutti a quello centrale. Bene, per adesso ci fermiamo qui. Nella prossima lezione vedremo come proseguirà la rivoluzione. Intanto vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Io vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione e vi saluto. Ciao da Francesca!